Finora siamo sempre andati nei discount per risparmiare, perché la Norvegia è un paese molto caro. Però adesso ci siamo fermati qui, dato che abbiamo fatto circa 200 km. Abbiamo fatto circa 200 km senza vedere anima viva, né un benzinaio, né un mini market, qualcosa. Ed eravamo rimasti senza acqua, senza cena, senza colazione per domani. Anche se mi sa che faremo tutta la nottata a guidare, dato che ci mancano ancora 15 ore per arrivare a Stoccolma. Che capelli abbiamo? Giusto per farvi capire la timeline, noi arriviamo dal capo nord, quindi stamattina ci siamo svegliati prestissimo per farci i chilometri di hiking per tornare alla macchina, e poi abbiamo già guidato 5 ore per essere qua. Comunque, introduzione troppo lunga, andiamo dentro. La prima cosa che dobbiamo fare è buttare queste bottiglie nell'apposito butta bottiglie. Queste bottiglie sono particolari perché dietro potete leggere che c'è scritto 2 pint, 1 pint, 2 pint, e vanno buttate all'interno di questo robo qui. Infatti c'è scritto anche qua pant, 2 pant, 3 pant. Mi ha già calcolato 2 corone, questa è da 2. Ok, in pratica riciclando queste bottiglie ci siamo meritati un doner kebab. No, sto scherzando, ci siamo meritati 5 corone di buono, che sono praticamente 50 centesimi di euro o poco più. Prendi la ricevuta e la mettiamo insieme all'altra che abbiamo da 2 corone, tipo 4. 4, ok, quindi abbiamo 9 corone di sconto per quasi gli acquisti. Non so se ci accettano quello che abbiamo fatto al Kiwi, però secondo me sì, perché alla fine il sistema è sempre lo stesso. Comunque questi soldi sono calcolati già all'interno del prezzo del prodotto che andate a prendere. Però comunque è bello il fatto che ti invoglino a riciclare in cambio di un piccolo buono sconto. Comunque adesso noi entriamo. Qui potete vedere che c'è un po' di frutta. I prezzi sono abbastanza alti. Per farvi capire, 29,90 sono tipo 3,50 euro. Molto bello il fatto che quando entri arrivi subito nella zona ciarpame, perché dovresti mettere, oh, le piantine. Noi eravamo intenzionati a prendere una piantina mascotte per il nostro viaggio, però mi sa tanto che non la prenderemo. Totalmente a caso vendono la bandiera della Norvegia, e questa me la prendo. E come? La bandierina della Norvegia, raga, che bella. Io la compro. Quanto costerà? Non c'è scritto il prezzo. Probabilmente costerà un sacco di soldi, perché siamo in Norvegia. Hanno proprio dei gusti dubbi. Dai, il cuscino per le scoregge, questi cicciobello tarocchissimi, i My Little Pony tarocchi, Pony Meats. Da Broni quale sono, mi sento oltraggiato. Vorrei però farvi vedere tipo... A parte che è un po' sottoesposta l'immagine. Homo Power. Qui ci sono un po' di bevande. Non vedo la cederata Tassoni. Comunque noi siamo entrati per fare la spesa, oltre che il video. E una cosa che dovevamo assolutamente comprare, guardate che belle che sono le mie Crocs, è il bottiglione di acqua. In Norvegia c'è l'acqua molto buona, però non ci sono fontanelle praticamente da nessuna parte, quindi dobbiamo fare la scorta. La soluzione migliore è prendere il bottiglione e riempire man mano la borraccia. L'altra volta per praticità avevo preso questa di bottiglia, però poi ho scoperto che è acqua frizzante, anche se c'è scritto tipo Nature League. Qui c'è tutta la sezione dedicata al beef jerky e alle altre cosine che non vi consiglio di comprare se siete qua, perché i prezzi sono molto più alti rispetto a quello che insomma dovrebbe costare. Però potete trovare tipo il jerky di renna o il jerky di alce, che sono sicuramente qualcosa di particolare da portare a casa, sempre che non vi sentiate delle persone orribili a mangiare la renna o l'alce. Comunque qua ci sono tutti gli energy drink, i vari gusti di Red Bull. Questo qua è pesce essiccato. Questa qua è una specialità norvegese. Non so se quello comprato al supermercato sia buono, ma di base non mi piace il pesce essiccato. È proprio una cosa che tendo ad evitare. L'ho mangiato un paio di volte e fa spiac. Una cosa che ho notato, che va un sacco forte alla sezione griglia, c'è anche all'ingresso. Qua ci sono tutte le salse, le spezie, i vari condimenti, i polli. Raga, sti cosi qua sono di un buono che non potete capire. Al Kiwi, che è il discount, li trovate a strapoco. Comunque qua c'è il pesce surgelato, c'è un botto di roba, c'è la scucchiaiata di gamberi e poi altri gamberi e granchio pure, con le salse per il pesce. Qui c'è il reparto con tutti i latticini e vendono anche i lumini, perché non lo so perché. Questi qua sono tutti i formaggi, le uova, c'è il parmigiano reggiano, c'è il preparato per la pizza a 4 formaggi, c'è questa roba bacon original soundtrack, la mozzarella,
Boh. Facciamo che c'è. Ah, questi qua sono strabo. Madonna, raga, questo qua, questo sciottino di. Cos'è? Quello di Cayenne. Questo, no, questo era zenzero. Questo qua è strabuono. Ne prendo uno così e uno così che non l'ho mai provato. E c'è anche Julie che ha trovato invece la pasta salad. Queste qua sono tipo le insalate pronte che prendiamo. Sono sempre abbastanza buone. Essendo sempre in macchina, tendiamo a mangiare roba fredda e che non necessita di preparazione. Una cosa che dopo vi faccio assolutamente vedere appena la trovo, che dovete per forza comprare se venite in Norvegia, ve la faccio vedere appena la trovo. Perché adesso dobbiamo concentrarci sul salmone. Allora, questo qua è quello che abbiamo mangiato ieri ed era molto buono. Secondo me è quello più base. Sono 190 grammi di salmone affumicato e costa più o meno 5 euro. Non ho idea di quali siano i prezzi in Italia, però sicuramente questo qua è più buono di quello che generalmente compro da noi. E c'hanno anche i pezzettoni che abbiamo preso invece per fare la griglia. Hai visto che bel ciuffo sparato che c'ho qua? Questi qua li abbiamo presi invece per fare la grigliata e sono un qualcosa di indescrivibile. Li abbiamo cotti appena appena fuori, lasciandoli crudi dentro, ed erano la fine del mondo. No, non lo devo prendere, lo stavo comprando. Lo metto via, ci prendiamo soltanto questo qua. Poi vabbè, avremo modo di ricomprarlo. Perché adesso facciamo Finlandia e Svezia, ovviamente. Appena arriviamo in Svezia andiamo all'IKEA. Voglio assolutamente andare a mangiare all'IKEA in Svezia. Questa qui comunque è tutta la zona carne, la carne ha dei prezzi abbastanza alti, però tipo al discount avevo preso il macinato, non l'avevo pagato molto, era piuttosto buono e ci ho fatto i mini burger. Adesso vi faccio vedere il reparto più amato da tutti gli italiani, quello delle pizze surgelate. Allora, grandiosa pizza roll, pizza baguette, Corbis Original, hanno veramente un aspetto tremendo questi, poi magari sono anche vagamente buone, calzone mozzarella. I prezzi vanno dai 7 euro ai 2 euro. Queste pizze mi sembrano microscopiche, cioè veramente microscopiche. Questa Dr. Oetker è tipo Kraft, no, che marca è da noi? Quel logo lì l'ho già visto. Comunque, pizza tradizionale, diavola calabrese e salame romano, pizza spinaci. Questa potrebbe essere carina. Oh, ovviamente c'è la pizza ristorante e la casa di mama, pizza trio di carne. Cos'è la pizza trio di carne? Cosa c'è su? Tipo il peperoni, il prosciutto e quelle bagole di fagioli che in realtà saranno tipo polpettine di qualcosa. Guardate la pizza prosciutto quanto è brutta. Ma che prosciutto è? Che prosciutto è che si taglia a quadratini? Pizza pollo, pizza dolce al cioccolato. Cos'è sta roba? E poi c'è la mitica rustica peperoni calabrese, spicy chicken. Boh, vabbè. Ah, ce ne sono altre. Queste qua sono quelle in stile americano, big one. Sono un po' più grandi. Sì, qua ci sono le pizze più grosse. I prezzi sono all'incirca 5 euro. Big one pizza costa 9 euro. Tutta roba surgelata. Io ogni volta dico, perché non proviamo a farne una per vedere come sono quelle che si comprano all'estero, però tipo nell'ostello che avremo non stanotte ma domani notte, stanotte dormiamo. Il tè? No, io c'ho l'acqua, sono a posto con l'acqua. Prendiamo un succhino per la colazione. Questo qua è il, cioè questa è la stessa marca del latte al cioccolato, Cocio. Sono milkshake. Sì, a me non piacciono, però il latte al cioccolato loro è un qualcosa di spettacolare. Siamo sfattissimi e distrutti, ma ancora un pochino in grado di ragionare. Eccolo il latte al cioccolato che vi dicevo, nella bottiglia di vetro. Troppo bello, molto anni 50. Questa roba qua l'ho vista anche l'altro giorno e non sono riuscito a capire. Cioè, in che senso tortellini? Dove li vedete i tortellini? Cioè, sono dentro qua assieme ai broccoli e alle carote. Lasagne bolognese, poi a caso beef boller e Bali. Carbonara! Quanto costa? Tipo 8 euro? Tortellini, pasta, tortelloni. Quella lì è la pasta salad che abbiamo preso noi. Andiamo a vedere un po' di fruttina. Comunque, alcuni discount hanno una sezione insalate pronte che è spettacolare. Il kiwi ogni tanto ti butta lì delle insalate coi gamberi o col pollo che sono incredibili. Non ho trovato neanche il caviar, che è quella roba che vi dicevo spalmabile. Devo farlo vedere il caviar, perché quello da prendere se venite in dove siamo? In Norvegia. Qua ci sono un po' di salumi, potremmo farci dei panini, ma ultimamente stiamo mangiando abbastanza sano. E io i salumi grandi, i salumi fuori dall'Italia non li prendo quasi mai. I biscotti safari invece sì. Julie, li ricompriamo, sono veramente molto molto buoni. Qua ci sono i succhi,
Ok. Questo qua è strabuono, è proprio mango frullato. E c'è lo shot. No, quello lì l'ho già preso. C'è il guacamole che hanno preso gli altri ieri, che sembrava tanta roba. Però non abbiamo le patatine. Dovremmo prendere le patatine. Sinceramente non c'ho tanta voglia. Cioè non c'ho voglia di mangiare le patatine. Quindi succhi per la colazione ce li abbiamo. Il salmone, la pasta. Se ci fossero le insalate pronte sarebbe il top. Ma qua mi sembra un po' poco fornito. Cioè è molto supermercato e poco mini market. Ci sono le pannocchie di Montelago. Queste qua le ho prese l'altra volta che abbiamo fatto la grigliata. Erano già divise in pezzettini piccoli, già tagliate, ed erano molto buone. Le mele ce le abbiamo? Dobbiamo ricomprarle? Dobbiamo prendere le mele perché le abbiamo finite. No, ma non mi ricordo cosa volevo dire. 5 fettine di anguria, tipo 4,50 euro. Più le mele Pink Lady, che stiamo mangiando tipo 3-4 volte al giorno. Comunque sì, la frutta costa abbastanza. Questo qua 500 grammi sono, cioè mezzo chilo di uva sono tipo 6,57 euro. Poi guarda le fragole, vabbè, fragole scontate. Le fragole 500 grammi sono poco più di 5 euro. Questi costano un po' di meno, anche questi qua. Però c'è la polpa coppola, non ci credo. I cocchi thailandesi costano tipo 4 euro. Ovviamente i cambi li sto facendo tutti un po' così, per eccesso. Stamattina le abbiamo viste sul sentiero per tornare alla macchina, anche ieri quando eravamo lì a Capo Nord. E poi le becchi in un supermercato. Comunque questa qua è la bandiera, se non ricordo male, è la bandiera dei Sami, questa qui. E l'ho imparato tutte le volte che sono andato in Finlandia, che ce lo spiegavano. Questa qua è, penso, zona, cioè, forse, sai che mi sa che siamo in Lapponia tecnicamente. Siamo un po' sfasati perché abbiamo fatto un sacco di strada senza punti di riferimento, un po' come le grotte di Frassassi. Guarda, ci sono i cereali Quaker, quelli che ho detto nel video del supermercato in America, che in Italia non ci sono, e la gente sotto mi ha insultato. Ma non capiscono che io vivo a Farah Jeradada e la CRAI non ce li ha. Che già la CRAI è una novità dell'ultimo quinquennio. Sono sempre quelli? No, sono diversi perché non sono più del King. Però questi qua sono molto buoni. Io non mi ricordo che video avevo visto dove dicevano che il pane in Norvegia fa schifo. In realtà non è vero, perché questo pane è veramente tanto 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 buono. Dobbiamo fare la copertina con te con sopra una pizza. Per la copertina in realtà ci vuole soltanto qualcosa di italiano, come per esempio lasagne siciliana, forse potrebbe essere. C'è la pasta di Napoli. Pasta di Napoli? Pasta di Parma. Pasta carbonara. Ovviamente ci sono anche gli onnipresenti pesti e sughi Barilla. Guarda, ci sono anche, sai che schifo, quelli che avete mangiato l'altro giorno. Sbaglio o non erano tanto male? Vanessa non erano piaciuti, a Giangi sì. Però Giangi mangia pure gli insetti che trova per terra. Però di Giangi non ci possiamo fidare. Facciamola vicino alla renna, però. Facciamola tipo con le facce così. Che trashata. Dai, andiamo alla cassa. Quindi, ricapitolando, abbiamo preso bandiera della Norvegia, bottiglione di acqua, pane, mele, salmone, succo, due sciottini di succo, biscotti e doppia insalata da mangiare adesso. Quanto spendiamo per tutta sta roba? Adesso andiamo alla cassa, tiro fuori la mia bella carta Hype, che spero di avere qua, che continuo a dimenticarmela. L'ho persa. Mi sa che l'ho lasciata in macchina. Trovata. Guardate che belle le mie unghie ancora infangate. Ok, spesa fatta. Adesso sto aspettando che mi arrivi il messaggino di Hype, perché avevo il telefono in modalità aereo, e vediamo quanto abbiamo speso in euro, perché in NOK sono 295 corone norvegesi. È chiusa la macchina? No, ce l'ho io. E mi ero dimenticato che ho preso anche la bandierina. Abbiamo speso 32,52 euro. Trovate il link alla carta Hype che utilizzo per viaggiare e pagare in tutto il mondo qui sotto nella descrizione. Come al solito, codice Safari per 10 euro gratis con la prima ricarica. Noi adesso andiamo, vi saluto perché ho la batteria a terra, e ci aspettano 15 ore di guida. Quindi diamoci una mossa. Ciao.